Salve a tutti, benvenuti a questo nuovo podcast. Sono Leonardo Ezechiele Olivito, in arte L'Olivito, videomaker e motion designer freelance. E oggi mi trovo all'interno di Officina 31 con il mitico Riccardo Ghignoni. Grazie Leo. Oggi parliamo di essere freelance, che è una vocazione, quindi non è per tutti. Assolutamente, assolutamente. Io sono freelance dal 2003 circa. Ho avuto una breve parentesi in cui non lo sono stato, era il periodo che ero su in Svizzera, e però per il resto appunto la mia è una scelta di vita praticamente, perché il mio lavoro è stato per il 90% da libero professionista partita IVA. Quali sono le principali differenze da un punto di vista di atteggiamento più che altro tra fare il dipendente e il libero professionista? Perché non è per tutti? Vediamo un attimino. Beh, certamente il discorso di scegliere una... diciamo di scegliere un'attività in cui sei tu il padrone del tuo tempo, quindi in qualche maniera hai, diciamo, la domanda che ti viene fatta più spesso è: ma tu hai molto tempo libero alla fine come partita IVA? In realtà il tempo libero sì, c'è, però solo se riesci a costruirtelo, quindi se riesci a gestire bene il tuo orario lavorativo per lavorare, dato che non c'è... Ci sono sicuramente molti clienti, ma non c'è un vero capo che ti dice: ehi, non stai lavorando, oppure oggi non hai fatto nulla. E quindi in realtà ti puoi permettere anche di avere dei giorni in cui non fai nulla, ma consapevole del fatto che i giorni dopo dovrai lavorare il doppio. Quello certo, diciamo che si lavora per obiettivi e non più per quantità di ore. Esattamente, precisamente questo. Devi essere il primo ad avere la consapevolezza di poterti gestire, perché comunque ogni lavoro ha sicuramente una scadenza, soprattutto nel mondo digitale in cui operiamo sia io che te. E quindi c'è una scadenza che va rispettata. Il cliente ovviamente non gli importa se tu in quel periodo sei sotto pressione per altri lavori, oppure se magari hai dei problemi a casa o altro. Certo, diventi un fornitore, e quindi sì, da esatto. Azienda a azienda e non più da sei capo a dipendente. Precisamente. Facendo un passo indietro, tu all'interno di Officina 31 cosa fai? Io mi occupo di progettazione web, quindi praticamente mi occupo di tutta la parte di prototipazione, di test di usabilità e di visual design, diciamo, di interfacce. Questo per vari clienti, soprattutto diciamo fuori città, perché comunque lavorando nel campo della consulenza è precisamente questo, ti chiedono specificatamente questo lavoro e quindi fai parte di altri team che poi lavorano su determinati progetti. Quindi in tutta Italia ma anche all'estero? Sì, mi è capitato anche all'estero per dei periodi e sì, alcuni lavori mi capitano appunto tra Svizzera e Inghilterra. Sede ad Arezzo, Officina 31, dove si vive molto bene, tra l'altro per chi ci ascolta. Decisamente. È un luogo molto tranquillo. Ora, tornando al discorso di essere freelance, quante volte a me succede, vediamo se anche a te, viene relazionato con, tra virgolette, la bella vita, no? Nel senso che ti vedono sempre in giro o per aggiornamenti o per corsi o per workshop. E questa cosa qui, soprattutto, non tanto per il lavoro, perché comunque... anche se i clienti magari possono essere fuori, lavorando in questo settore puoi permetterti di lavorare dal tuo ufficio, da remoto appunto. L'unica cosa su cui devi comunque invece partecipare fisicamente sono gli eventi di formazione, come conferenze, corsi o workshop di questo che tipo, che spesso si tengono all'estero. Bravissimo, che nella maggior parte dei casi si tengono all'estero, quindi ovviamente quando poi sei fuori dicono: ah cavoli, sei stato in Portogallo, sei stato in Germania, sei stato ad Amsterdam. Sì, assolutamente sì, quindi il tempo poi per godersi la città ce l'hai comunque, non è questo, certo. Però ovviamente sei là per fare altro, per fare aggiornamento, perché investi continuamente su te stesso. Assolutamente. Allora, io ho sempre l'impressione da libero professionista di essere un po' un atleta, nel senso che sono sempre ad allenarmi, la partita, diciamo così, è il lavoro pagato a tutti gli effetti, ma poi c'è tantissimo lavoro dietro di allenamento con progetti personali, con tentativi, con studio. E com'è la vita, tra virgolette, dietro le quinte di un freelance? Il discorso di allenamento, la similitudine ci sta, perché comunque... Considera che per fare il tipo di lavoro che fai, io ritorno a dire sempre, siamo in un mondo digital il nostro, quindi come puoi immaginare
c'è sempre il discorso che tutto va a tempi molto più veloci rispetto ad altro. E proprio per questo, come velocisti che devono essere super allenati e sempre pronti, anche per noi è questo. Quindi vuol dire essere allenati significa partecipare a corsi di formazione ed essere sempre aggiornati su tutto, perché comunque il progetto che ti arriva il prossimo, prima cosa non è uguale a quello che ti è capitato 6 mesi prima, ma soprattutto magari ti richiede anche competenze diverse o più Diverse. aggiornate rispetto a quelle di 6 mesi prima. Quali sono, secondo te, le prime considerazioni da fare? Mettiamo che o devo iniziare, quindi mi devo affacciare al mercato, oppure magari ho un lavoro fisso, ma voglio tentare qualcosa di più. Beh, io ho avuto la fortuna, bene o male, che il lavoro che faccio è stato quello che ho sempre voluto fare. Quindi, per esempio, una delle cose che mi sentirei di consigliare, ovviamente, che però non ho troppo vissuto sulla mia pelle, sinceramente, è quello di dire di lasciare tutto per cominciare questo tipo di attività. Beh, quello mi sembra, diciamo, da non fare assolutamente, perché comunque quando ti ritrovi senza lavoro, comincia un periodo un po' particolare Non è. dove appunto se sei senza lavoro sei in qualche maniera anche debole su tanti Non fronti. hai lucidità, diciamo Esatto, così. precisamente, perché comunque sei sempre pensieroso del possibile arrancare per arrivare a fine mese. Non è solo quello, ma è anche un discorso di dire, oddio, se dovessi fare un passo indietro, sei a chiedere un lavoro da disoccupato e si sa quando una persona non è in quel momento non attiva lavorativamente, è più debole anche di fronte ad un'assunzione, mentre una persona che già lavora in un altro ambito e prova a fare un colloquio da un'altra parte è sicuramente più forte. Questo è un primo punto, quindi mi sentirei di consigliare di non gettarsi nel vuoto. Per chi ha già un'occupazione. Esatto, di conseguenza però invece chi sta partendo adesso e chi ha già un lavoro, il consiglio potrebbe essere quello di valutare effettivamente questa scelta di partita IVA quando c'è già un lavoro che potrebbe arrivare e grazie alla partita IVA questo oltre al poter accettare un nuovo lavoro, secondo me c'è anche il fatto di poter richiedere all'azienda per cui si lavora se magari la tua attività lavorativa può switchare, può cambiare da dipendente a magari A un consulente partita IVA, collaboratore. cosa che magari anche per me è successa al tempo, quindi nella stessa azienda in cui ero, io appunto per quel poco periodo che c'è stato in cui ero dipendente, ho chiesto appunto se potevo essere d'aiuto non più come dipendente, ma Ma come come collaboratore, che è un collaboratore. po' la stessa cosa che mi è successo a me Esatto, giusto personalmente. ricordo. Io lavoravo full time in un'emittente televisiva, la più importante in Toscana. Chi mi conosce sa che collaboro con Teletruria. Ero un full time a tempo indeterminato, il famoso posto fisso, ma avevo un fuoco dentro di me, diciamo così, che mi richiedeva di provare qualcosa in più. Mi sento comunque sempre di dire che è un po' un'evoluzione della specie, Decisamente, tra certo. virgolette, nel senso che comunque chi non ha mai lavorato, questa è una mia visione personale, Decisamente. e non è male se comunque inizia come dipendente, perché essere capi e a sua volta essere dipendenti di se stessi richiede una certa esperienza, quindi anche una certa maturità personale. Non consiglierei a nessuno che ha la prima esperienza lavorativa di partire con partita IVA, assolutamente, perché comunque per quanta passione e fuoco, come dici tu, ci possa essere, ci sono delle dinamiche che si possono apprendere solo lavorando, e che sia come dipendente, che sia come stage o qualunque cosa, però comunque delle dinamiche all'interno delle aziende vanno, come dire, sono delle famose le soft skill, chiamiamole così. Quelle abilità che ti permettono di relazionarti in primis, di capire qual è un flusso lavorativo, di capire come si lavora in team e comunque qual è magari anche il tipo di lavoro a cui stai aspirando e che vuoi fare, perché magari ti sei fatto un'idea di lavoro che poi non è precisamente quella. Per esempio, anche quando qui in officina abbiamo avuto diversi Stagisti. stagisti, esatto, che
in parte magari allettati anche dal lavoro che facciamo, avevano preso in considerazione appunto di poter prendere una partita IVA, ma il consiglio che abbiamo lanciarsi. e lanciarsi, il consiglio che abbiamo dato era che sì, hanno passato un periodo di stage dove probabilmente appunto se volevano continuare questa esperienza è perché si sono trovati bene, ma il consiglio che do a tutti è quello di passare prima da altre aziende, cioè di spiccare Di il volo farsi un po' le fuori. ossa Esatto, di farsi le anche, ossa e di girare posti, cioè nel senso proprio di partecipare, non so, magari provare un'esperienza in un'azienda, poi se vogliono rimanere lì, ma comunque anche provare ad andare da altre parti, eccetera. quindi bisogna formarsi a diventare imprenditori. La partita IVA non significa che uno la apre e da lì in poi è già pronto per lavorare. Ricordiamo anche magari a chi ci ascolta che uno da libero cittadino, tra virgolette, può collaborare con qualsiasi realtà fino, mi sembra, a 3.000 euro all'anno, se non erro. C'è Non un... ricordo bene, sinceramente, so che c'è tutto questo discorso della ritenuta di acconto, appunto, Sì. che si può fare, quindi ogni libero cittadino pagando una ritenuta del 20% può fino a 5.000 euro, Ah, diciamo, ok. collaborare. C'è un insieme anche di vincoli riguardanti la temporalità Certo, e la certo. percentuale, il E la fatto che, esatto, percentuale. che tu non possa Però è lavorare. già un buon test per capire se uno è adatto a Assolutamente sì, bravissimo, sopportare la tempesta che poi arriva. Perché bravissimo, ottima considerazione. quante volte ci viene chiesto, ne parlavamo prima di iniziare il podcast, e quanto uno deve fatturare? Perché quando uno fa il dipendente, vede la busta paga e trova, non so, i 1.100 euro, immaginiamo, e non sa, o delle volte si dimentica che l'azienda versa il doppio, se non di più delle volte. Quindi mentalmente, a grandi linee, possiamo dire che quando uno è partita IVA deve immaginare che per avere uno stipendio di ipoteticamente 1.000 euro al mese deve almeno fatturarne 2.000 per essere sicuri. Sì, diciamo che poi ovviamente tutto questo varia da percentuale a percentuale. Per entrare un attimo nel pratico, sicuramente il discorso è che molto cambia in questo periodo almeno se sei una nuova partita IVA, dato che ci sono delle agevolazioni Ah, appunto ok. per chi prende la partita IVA e non ha mai fatto il lavoro per cui Il prende la partita IVA, dove c'è una tassazione davvero bassa e che diciamo combinata con i versamenti INPS, eccetera. Arrivi più o meno a un terzo, tutto compreso, di quello, un terzo è quello che versi a, diciamo, a un terzo come, del tuo esatto, un fatturato. terzo del tuo fatturato, Ok. tra, diciamo, INPS, quindi accantonamenti, e la parte di tassazione. Il discorso cambia ovviamente per chi non rientra magari nelle situazioni agevolate o fattura, diciamo, tenori più alti rispetto alle partite IVA agevolate, Agevolate. Ora, diciamo. per chi ci ascolta, chiaramente sente due persone che parlano di partita IVA. Noi non siamo né commercialisti Bravissimo, esatto. però chiaramente abbiamo quanti anni di partita IVA? Senti, Tantissimi ormai. io sì, vado per i 15 anni più o meno, Quindi probabilmente. molta esperienza da poter appunto condividere, soprattutto perché notiamo all'interno di Officina 31 che tantissimi stagisti arrivano. Persone di che fascia di età, Ma Ricco? senti, siamo tutti intorno dai 25-26 anni Dai circa. 25-26, Sì, che sì, hanno sì, sì. un po' le idee, cioè più che le idee confuse, oltre a sapere la parte di tassazione e quant'altro, che sono i conti in tasca che uno fa ovviamente, e noi quello che cerchiamo sempre, almeno l'ho percepito molte volte, è di far capire che uno non solo deve fare il proprio lavoro quando è partita IVA, ma poi quanti altri ruoli? Beh, è Raccontami vero. anche questo. Devi diventare venditore, quante cose devi saper Eh fare? sì, assolutamente. Nel senso che, allora, ci sono alcune parti che sicuramente puoi delegare, quindi come per esempio questo aspetto della parte commerciale. Beh, sicuramente sei sempre tu comunque a dover fare dei documenti, quindi a fare delle fatture, e quindi quella parte lì, spetta a Quindi te. devi saper fare le fatture, per Bravissimo, capirci. sì. Però nulla che un commercialista non ti possa Che ovviamente non si possa insegnare o altro, che non imparare. si possa imparare. Lato pratico, dove trovo i clienti? Lato pratico, questo diventa esatto un bel punto, nel senso che la parte di clienti sei tu stesso a doverti, diciamo, in qualche maniera andare
a proporre e a cercare lavori. Uno dei motivi per cui è stata fatta Officina 31 è precisamente questo, il fatto che stando insieme tra liberi professionisti e partite IVA abbiamo la possibilità di condividerci anche quello che possono essere, diciamo, i nostri clienti. Allora, io sono a casa, so utilizzare bene Photoshop. Raccontami te, come sei partito? Perché il portfolio come lo crei se non hai Sì, giusto, clienti? Come giusta, parto? giusta osservazione. Beh, questo, il mio caso proprio riguarda uno dei clienti che attualmente appunto mi dà maggior lavoro. Tutto è partito con un famoso redesign indesiderato, quindi nessuno mi pagava per disegnare una nuova interfaccia per un sito. Mi sono messo lì, ho detto ho 2 o 3 giorni liberi, provo a disegnare qualcosa per dimostrare su internet che si può fare qualcosa di meglio rispetto a quello che attualmente c'è online. Nel digitale è molto più semplice perché esistono delle piattaforme come possono essere Behance, Dribbble, eccetera, dove i creativi possono, diciamo, fare submit, quindi sottoporre l'attenzione di altri dei Certo, lavori creativi. E quindi certo. questo ovviamente è risaltato sotto gli occhi di altre persone. Da lì con il tantam è arrivato all'azienda interessata L'azienda a e chi da di lì, dovere? esatto, e E da quindi lì sei questo partito a è partito lavorare? un contratto, è partito esattamente un contatto anzi e da lì poi in seguito dimostrando che appunto puoi lavorare Che c'era bene, continuità. esatto, c'è continuità. Infatti uno dei grossi consigli che si danno a tutte le partite IVA o comunque a chi vuole entrare in questo mondo è che la cosa che ti può rendere più sereno in assoluto e quindi dire porto la pagnotta a casa sicuro a prescindere da quello che faccio è provare a vedere se puoi in qualche maniera instaurare una relazione continuativa con un cliente in maniera che comunque a prescindere da qualsiasi lavoro possa entrare o non entrare hai una fetta di lavoro stabile che ti permette comunque di pagarti le bollette, mangiare, vivere, avere una casa, eccetera. Quindi un cliente abbastanza stabile è quello che ti permette poi di vivere molto più serenamente anche la partita IVA. Certo, in un altro podcast precedente io ho parlato del posto di lavoro come palcoscenico, quindi già dal posto dove sei attualmente di poter dimostrare Beh, sì, io quanto vali. ti dico con certezza, su questo posso mettere la mano sul fuoco, che se hai voglia e sei bravo e ti applichi, il lavoro c'è. Perché l'offerta ancora non so quanto potrà durare, però l'offerta di lavoro su questo settore c'è. Quindi se hai voglia, sei in gamba, sei disposto appunto anche a investire tempo, denaro per formazione e altro, per fortuna lavoro c'è. E altra cosa che secondo me è alla base di qualsiasi lavoro sicuramente, ma in particolare delle partite IVA, almeno secondo me è avere una bellissima dose di umiltà, nel senso che comunque quando sei umile hai la possibilità, uno, di conoscere ciò che non conosci, soprattutto in nuove aziende, nuovi posti di lavoro e altro, e due, proprio di risultare adatto a lavorare in team, perché quando una persona appunto non ha pretese, non è arrogante e ha l'umiltà e la curiosità di conoscere il lavoro che andrà a fare, molti team e molte aziende sono ghiotte sicuramente di Di questo tipo questo di tipo di profilo. profilo. Quindi, per chiudere, Riccardo, è stato veramente un piacere. Parleremo, faremo altri podcast su questi argomenti Volentieri, che volentieri. sono molto, molto interessanti, soprattutto per chi vuole entrare nel settore del digital. Se state ascoltando questo podcast su YouTube, potete commentarlo tranquillamente, altrimenti, se siete su Spotify, condividetelo.